Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi andiamo a parlare della novità che è avvenuta pochi giorni fa, cioè l'accordo tra Sky e DAZN per vedere le partite di calcio di Serie A del campionato italiano. Quindi iniziamo subito e andiamo a spiegare tutto quello che è successo. Andiamo! Allora, eccoci qua. In pratica, pochi giorni fa c'è stato l'accordo tra Sky e DAZN per il campionato di calcio. Come funziona questo accordo, questa nuova cosa? In pratica, sui nuovi decoder Sky Q, quelli Sky Q via satellite, Sky Q fibra, ma anche sui decoder quelli vecchi, i vecchi MySky, così, in pratica si potrà vedere le partite di DAZN sul satellite. O sul satellite o sul digitale terrestre. Mi spiego meglio, ci sarà un canale dedicato per, diciamo, per il satellite è il canale 214 che sarà dedicato solo per le partite di DAZN, mentre per il digitale terrestre chi avrà, ripeto, chi avrà lo Sky Q via fibra, cioè quello Sky Q, quello piccolino che funziona solo via fibra, avrà un canale digitale dedicato per vedere la visione delle partite di DAZN. Come si può fare per vedere queste partite di DAZN tramite il decoder di Sky? Allora, prima cosa tornerà sullo Sky Q dall'8 agosto, tornerà su Sky Q l'applicazione di DAZN. Quindi voi potrete rivedere l'applicazione di DAZN nella serie dello Sky Q sulle app, vedrete l'applicazione di DAZN e lì potrete vedere le partite attraverso internet, ovviamente. Invece, per chi non ha internet o per chi ha problemi di visione tramite DAZN con internet, si potrà vedere le partite. Dopo, a seconda delle partite o degli eventi, per adesso c'è solo un canale dedicato, 214. Però a lungo andare, se ci saranno più partite importanti, arriveranno in quell'istante nuovi canali. Può darsi che sarà il 214, il 215, il 216 e via discorrendo. Ma questo avverrà quando ci sarà il campionato di calcio e quando ci sarà qualche partita importante. Come fare per vedere questi canali? In pratica è molto semplice, basta andare sull'applicazione di DAZN, andare sulle impostazioni. Ovviamente dovete avere un abbonamento per DAZN pagante, ovviamente, e lì sulle impostazioni dovete andare a inserire il vostro codice cliente di Sky. Una volta inserito questo codice cliente, DAZN vi chiederà 5 euro in più al mese. Ma quelle 5 euro in più al mese che vi chiederà DAZN sul vostro abbonamento, in pratica vi sarà abilitato il canale 214 nella piattaforma di Sky. Quindi voi potrete vedere le partite via satellite sul canale 214. Questa cosa è molto importante, soprattutto per chi ha problemi di visione, ha problemi di internet che funziona male, quindi la partita va a scatti, in questo modo potrà vedere, in questo canale lineare di Sky, potrà vedere le partite di DAZN, le 7 su 10, ovviamente, perché le 3 su 10 le ha pure Sky, quindi le potrete vedere attraverso il pacchetto Sky Calcio. Dopo vi dico cosa potrete andare a fare se non siete ancora clienti Sky, e lì potrete vedere tutte le partite del campionato di calcio di Serie A in modo lineare, in modo corretto e soprattutto non avrete problemi. Quindi quello che vi volevo dire era questo, che in pratica avendo sia l'abbonamento di Sky sia l'abbonamento di DAZN vi potrete vedere tutto il campionato di calcio della Serie A. Attenzione,
se volete solo vedere il campionato di calcio attraverso DAZN, vi ricordo che nel canale lineare potrete vedere solo le 7 partite, mentre sull'applicazione di DAZN ne potrete vedere tutte e 10. Quindi non siete obbligati ad avere per forza pacchetto Sky Calcio, perché potete vedere le 7 partite sul canale lineare di Sky e le altre 3 le potrete vedere attraverso l'applicazione di DAZN. Ovviamente dovrete avere un abbonamento Sky. Però che sta uscendo in questo momento? In pratica Sky vi dà l'opportunità di fare un abbonamento nuovo, totalmente nuovo, quindi se non siete vecchi abbonati o addirittura se eravate vecchi clienti e dovete rifare l'abbonamento e tutto quanto, adesso c'è un'offerta spettacolare secondo me, cioè pagherete solo 14,90€ e Sky vi darà Sky TV e Sky Calcio comprese nel prezzo. Quindi voi basta che avete l'abbonamento a DAZN, mettete le 5 euro in più e avete tutto il pacchetto del calcio tranquillamente sul vostro satellite senza alcun problema, senza problemi di connessione, senza quello e senza quell'altro. È un nuovo accordo uscito da poco, quindi le cose nuove sono ben volute in questo mondo e vi darà l'opportunità, come vi ho detto, di vedere tutte le partite di calcio della Serie A. Poi, se volete Netflix, ci sarà anche l'offerta Sky TV più calcio più Netflix a 19,90€. Chi vuole arricchire il pacchetto può arricchirlo con lo sport, col cinema e tutto il resto. Però se non sei abbonato Sky e ti vuoi vedere le partite perché a casa tua hai problemi di connessione, questa secondo me è l'alternativa a tutto quanto. Quindi quello che vi volevo dire era questo, l'accordo che c'è stato con DAZN per vedere più partite tranquillamente sul vostro televisore senza imprecare la connessione e tutto il resto. Poi DAZN ovviamente, come vi dicevo, vi fa pagare quelle 5 euro in più sull'abbonamento. Ricordate che dovete avere un unico abbonamento DAZN e potete abbinarle un unico codice cliente, quindi se avete gli abbonamenti condivisi questa cosa non si può fare, a meno che solo uno di voi ha l'abbonamento Sky lo può abbinare all'abbonamento di DAZN. Dopo sta a voi vedere, sta a voi decidere. Questa per adesso è quello che succede. Poi in futuro, se ci saranno altri accordi, farò altri video e ve lo spiegherò. Comunque sia, se siete interessati a questa cosa e se avete ancora perplessità, vi dico intanto di iscrivervi al canale, lasciare un like soprattutto e scrivere nei commenti, io cercherò di rispondere nei commenti. Quindi per questo video è tutto, spero che questa breaking news sia ottima soprattutto per voi e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!